Strei, buon venerdì a tutti. Si è conclusa ieri la sesta giornata della Serie A e questa sesta giornata ci lascia un Cagliari, un Udinese e una Salernitana che stanno davvero nei guai. Non riescono proprio a risalire la china e giocano un calcio davvero brutto e povero di occasioni. E c'è già un bel distacco tra noi, oppure anche con il Frosinone e queste tre squadre. Poi pensate solamente che l'Empoli, che è andato a vincere, che ha vinto con la Salernitana 1-0, ha segnato il primo gol della Serie A, cioè in poche parole l'Empoli ha fatto un gol solo e ne ha subiti 13. Con un solo gol ha superato il Cagliari, che ha 2 punti, e ha preso Salernitana e Udinese a 3 punti. Quindi cioè, chi dava già per spacciato l'Empoli si dovrebbe un attimo calmare, perché come vedete con una partita cambia tutto. Il Genoa ieri ha buttato 4 pappine nella porta della Roma. Ricordate, io che vi dicevo prima di Lecce-Genoa, dicevo attenzione che il Genoa è una bella squadra. Poi è arrivata a Lecce e ha fatto diciamo una brutta figura, perché può darsi anche perché non stava in giornata, come è successo a noi a Torino. Però diciamo si è vista tutta la differenza tra, cioè abbiamo vinto 1-0, ma il risultato grida vendetta. E la Roma con Lukaku e Dybala prende 4 pappine a casa del Genoa. È un campionato davvero strano vedere la Roma a 5 punti, 6 punti sotto di noi. Mi fa vedere tutto strano. Comunque va bene, sono squadre che poi prenderanno la loro posizione e noi prenderemo la nostra. Però per ora riusciamo a difenderci bene, perché se voi pensate che anche il Frosinone, no, ha davvero cominciato alla grande questa Serie A da neopromossa, e comunque ha 3 punti sotto di noi, come anche il Sassuolo, no? Noi nelle prossime 2 giornate affronteremo Napoli e Sassuolo, che sono le 2 squadre più in forma in questo momento. Nelle ultime 2 partite hanno fatto 6 punti sia Napoli che Sassuolo. E aspetta, il Sassuolo ha fatto 6 punti contro Juventus e Inter, quindi stiamo parlando davvero di una squadra informissima, se no non fai 6 punti contro Juve e Inter. E niente, quindi testa bassa, allenatevi bene, perché con queste 2 squadre sarà difficilissimo. Dai ragazzi, forza Lecce!